Ciao a tutti nini, benvenuti in questo nuovo video. Intanto vi dico fin da subito, prima che me ne scordi, che se volete dei cappelli personalizzati fighi, come la gente sarà per dire, ma figo quel cappello, dove lo posso comprare? Vi metto la pagina Instagram in descrizione, cercatela, non so dove la metterò precisamente, e niente, lì ci scrivete e ve li fanno loro, su misura come volete voi, la scritta volete voi, le motion che volete voi. Ma adesso passiamo al video. Partiamo dal presupposto, ragazzi, che non da subito inizierò a fare cose su Photoshop, perché la creazione di una miniatura ha vari step, che non iniziano su Photoshop, ma iniziano prima. Oggi siamo in un tutorial dove io proverò a farvi vedere come io faccio le miniature. Tutorial come io le faccio, non io vi insegno, perché sbuci e insegnare insieme sono due parole che non stanno bene insieme. Però proverò a farvi vedere come le faccio io. Come ho detto nel video della libertà di pensiero, vi darò un'opzione, vi darò diciamo una linea guida che poi uno potrà seguire o meno. Intanto c'è da ragionare su una cosa, perché il fare una miniatura è molto più profondo del semplice mettere immagini a caso su Sony Vegas e renderizzare come un'immagine, o semplicemente fare un'immagine su Photoshop con due o tre immagini messe una sopra l'altra, ok? Profondità, qualità dell'immagine, cose sensate, colori, determinati colori, accendere i colori giusti. Quindi la miniatura intanto già di base non è il mettere cose a caso, ma per di più c'è anche una preparazione prima della miniatura se uno la vuol fare veramente veramente per bene. Ad esempio, prima cosa, bisogna trovare un titolo al video. Quindi se uno ancora non ha il video, non ha il titolo, non può fare la miniatura. Una volta col video registrato, io già quando registrerò saprò come il video dovrà chiamarsi. Sto caricando adesso un video che uscirà tipo domani, che è la Maremmacraft, ovvero la serie principale di Minecraft. Vi invito ad andarla a vedere se non l'avete vista, e per domani intendo il giovedì che è passato. Io sto caricando quel video senza ancora aver dato un nome al video, ma so già che probabilmente si chiamerà, analizzando i vari fattori del video, un passaggio segreto, sclero con mia mamma in live, oppure sclero con mia mamma, video epico finito, pasta al ragù. E adesso vi spiegherò il perché. No, uno dirà: mamma mia, il clickbait. No, perché dobbiamo anche ragionare sulla parola clickbait. Clickbait non è qualcosa che attrae gente precisa, è qualcosa che attrae gente che non c'entra un cazzo. Se ad esempio faccio un video chiamandolo minigame con Stepney, e poi quando entrate a vedere il video, voi che avete cliccato perché avete letto Stepney, trovate un mio amico che ha la skin di Step e semplicemente l'ho chiamato così ironicamente, io ho attratto una fetta di pubblico che non vuole vedere me ma vuole vedere Stepney. Nel caso ci fosse anche Stepney non sarebbe un problema, perché almeno do alla gente che apre il video quello che vuole, ma in quel caso attiro gente a me che non è né lì per me ma nemmeno per il mio amico, è lì per qualcuno che non c'è. In quel caso perché siamo così? Perché se qualcuno entra per vedere un 21enne che sclera con la mamma, perché la mamma inizia a far casino in cucina e io inizio a smattare facendo discorsi per tipo un quarto del video, poi mia mamma entra con una forchettata di pasta al ragù e me la mette in bocca, quello è lo sclero con mia mamma finito pasta al ragù. Quindi se qualcuno vuole vedere uno sclero contro una mamma che finisce con la pasta al ragù, trova quello che per cui apre. Se uno vuole vedere il passaggio segreto, trova anche il passaggio segreto. Per di più c'è anche altra roba che non metterò nel titolo. Ovviamente un titolo è fatto per attrarre la gente, non per respingerla. Comunque sono 5 minuti e ancora le miniature non le abbiamo fatte. Questa, ragazzi, è la vecchia miniatura. Questa in realtà è la foto che ho scontornato per la vecchia miniatura del video libertà di pensiero o soltanto finzione o solo illusione. Andatela a vedere perché è un video importante e serio. Quindi facciamo nuovo 1920x1080. Questa la possiamo chiudere, che è intanto la grandezza della miniatura. Ora qui io in realtà ho cancellato il coso di mia mamma, quindi riprendiamolo un secondo. Posso prendere il video e metterlo su Sony Vegas, ad esempio, intanto per iniziare, no? Chiunque fa video avrà un programma di editing, quindi Sony Vegas come un altro. Adesso io prendo l'immagine, ragazzi, in Full HD, ovviamente avremo una cosa di questo genere, ok? In cui è la scena in cui mia mamma mi dà la pasta al ragù. Io posso fare benissimo uno screenshot, intanto per iniziare, chiudere anche qui adesso, che non ce ne si fa di niente, andare nei miei screenshot, quindi Snapshot Vegas si chiama, e prendere l'immagine e metterla in un'altra pagina di Photoshop. Io ho questo, ok? Vorrei cercare, ragazzi, di metterla tipo qua, così vorrei metterla. Bene, per ora abbiamo l'immagine, giusto? Giusto. Adesso però vorrei fare una riga dritta, quindi aspetta, ragazzi, ho semplicemente fatto un rettangolo con lo strumento rettangolo, quindi basta tracciare un rettangolo, o almeno così io ho fatto, e poi l'ho riempito di bianco. Ma c'è un modo per farlo in maniera utile, solo che in questo momento non me lo ricordo, e che dovete sapere ho delle dimenticanze ogni tanto. Comunque ho fatto un rettangolo molto semplice che posso anche spostare e fare, ad esempio, una volta che faccio così, posso fare crea livello copiato, in teoria. Ok, e ho semplicemente una sbarretta bianca adesso, giusto? È una barretta bianca che posso muovere, allungare e fare cosa voglio, no? Posso anche allungarla,
posso girarla, posso fare quello che voglio, va bene? Ovviamente posso anche fargli una specie di ombreggiatura che fa sempre comodo, teniamola un po' piccolina l'ombreggiatura, che non deve essere troppo eccessiva. Ora questa riga bianca, tanto chi se ne frega, sta parte di foto ovviamente non verrà utilizzata. E intanto mettiamo questa tipo abbastanza centrale, più centrale possibile, ok? Va bene. Allora dovete anche ragionare su questo, ragazzi, di quanto la gente si potrà mai accorgere di quel che state facendo. Intanto per iniziare, siccome voglio inserire più me possibile nella foto, ovviamente l'allargherò al massimo, l'allargherò tantissimo, di modo che realmente si veda solamente me che mangio questa forchettata di pasta ragù, ancora più grande e ancora meno piegato. Va bene, ok, ci sono, questo sono io che mangio la pasta ragù. Poi nell'altra parte della foto andrò nella mia cartella miniature PNG, e ci saranno queste foto PNG. Ora c'è gente che non c'entra niente in questo video, ad esempio Lapo, Zanzo, Masa, però non c'è nessun altro. Prendo la mia miniatura perché ho fatto un passaggio segreto, quindi ad esempio, siccome è una cosa figa da vedere tra virgolette, metterò la faccia molto stupita, che è già in PNG, quindi non c'è bisogno di scontornare niente, come dire, mannaia. E lo volevo mettere un po' in prospettiva, no? Un secondino, come se tipo dicesse guarda là che roba, guarda là che roba. Ok, poi lo rimetto un po' più in qua. Ok, vedi, è come se adesso dicesse guarda lì, come dire, come se ti indicasse qualcosa. Oppure potrei fare un gioco semplicemente di un gioco di unire le cose e fare semplicemente che lui è come se indicasse la pasta al ragù, e qua dietro metto una porta tipo un quadro di Minecraft, no? Che era questo. Ok, quindi prendiamo uno screenshot anche di questo quadro. Bene, chiudiamo, possiamo chiudere, salvare, non ce ne frega niente. La mettiamo qua, l'allarghiamo tantissimo e la mettiamo tipo come sottofondo. Ok, ho messo sottofondo qua dietro. Adesso prendiamo una gomma semplice e possiamo cancellare in maniera grave questa parte qua di tutto, ok? Adesso vedrete un po' l'effetto che viene, ovviamente. Mettiamo l'immagine sotto al mio PNG. Bene, lo riduciamo un pochetto. Riduciamo un pochetto la mia immagine PNG, volevo dire. Questa, ragazzi, dovrebbe essere la miniatura. Adesso però mettiamo un secondino di ombra. Ho detto ombra. L'ombreggiatura, ragazzi, è solamente per rendere profondità a quel che state facendo, non per molto altro. Tra l'altro è una foto molto, molto, cioè molto poco luminosa, quindi possiamo mettere un... Dov'è? Luminosità e contrasto. Quindi andiamo qui e gli diamo un po' di luminosità, ragazzi, alla foto, ma anche di contrasto. Però il contrasto glielo diamo sopra. Adesso andiamo in cima, andiamo a luminosità e contrasto, mettiamo contrasto alto. Perché come vedete il contrasto, diciamo che... Guardate la differenza. Ok, aspetta, ve la faccio contrastante la foto, eh. Allora, se levassi, ragazzi, le modificazioni che ho fatto tra luce e contrasto, verrebbe una foto del genere. Oddio, ho sbagliato. Tanto notare la foto, tanto notare Pinocchio. Con luminosità, senza luminosità. Quindi c'è una bella differenza. Ma il contrasto, ragazzi, guardate quanto colore tolgo quando levo il contrasto. Parecchio. Accende tutti i colori che devono essere accesi. In realtà li accento talmente tanto che li fa diventare molto più colorati. Semplicemente, di conseguenza è più figo. Vedrete la grande differenza nelle miniature, dove ci sono solamente io in primo piano e tante varie cosette in tondo. Quindi in realtà la miniatura potrebbe anche essere finita qua. Ma siccome il mio colore della pelle dell'omino non mi piace, vado a tonalità e saturazione, aumento la saturazione e faccio un po' di un... faccio un verde strano, ok? Verde. Ok, come vedete, ragazzi, adesso aspettate un secondo, vi farò vedere una cosa. Come vedete io sono più rosso, ok, di là, quindi sono un po' abbronzato, mentre il mio omino ha acquistato una carnagione un po' più umana. Vi farò vedere senza il bianco, ragazzi. Se aumenti la saturazione, non è che aumenta il rosso della pelle, che è bianco. Però vedete, tipo qua le zone di ombra, dove c'è un colore realmente da poter accentuare, diventa un po' più un colore pelle. Bene, questa è la miniatura. Devo mettere solamente il numero dell'episodio, che è il numero 10, se non sbaglio. Infatti sbaglio, perché è il numero 11. Metto la T, che è il testo, e metterò qua sotto. Mettiamo traccia, che è il contorno. Contorno e smooth rende la, tipo la miniatura come, cioè la scritta, se invece di essere in due dimensioni, come se fosse così la scritta, ok? Quindi è più figo. L'ombra, perché dà sempre profondità. Ovviamente, ragazzi, mettete un'ombra con troppa estensione e poca dimensione, ci sarà poca sfocatura dell'ombra e di conseguenza sembrerà un mattone. Quindi mettete tanta dimensione e vedete, praticamente allarga l'ombra. Se mettete l'estensione più piccola, vedete, la zona d'ombra diventa una zona d'ombra. Se l'aumentate invece diventa tipo una patacca, vedete? E poi coloriamo questa scritta. Ad esempio l'arancione qua ci sta bene, perché è un colore che contrasta. Se vedete, l'unico colore
colore che manca in questa foto, levati i minion di sottofondo ma sono un po' sfocati, è il giallo, perché il rosso lo abbiamo nel letto che è dietro, lo abbiamo in tutto Pinocchio, è tutto rosso, il verde c'è, manca un po' di giallo, di conseguenza mettiamo l'11 giallo. Più o meno le miniature, ragazzi, vanno viste a questa distanza di grandezza, perché è la grandezza che poi realmente voi vedrete nel video, o meglio voi vedrete su YouTube. Se la guardo da così, ovviamente noto uno, un sacco di imperfezioni, e due, la miniatura così grande non si vedrà mai su YouTube. Al massimo si può vedere così quando è in home, ma già così tutti i difetti piccoli, come ad esempio l'immagine della webcam che non è qualitativa come quella di una macchina fotografica, non si vedrà. Non si vedrà perché da qua non si vede. E questa, ragazzi, è la miniatura della serie principale finita. Tra virgolette è una delle mie migliori copertine, però in realtà rispecchia totalmente quello che è nel video. Passaggio segreto, io sono stupito dal passaggio segreto. Io sono stupito anche per la pasta ragù che non c'entra un cazzo. Quindi la miniatura ha anche un qualcosa di ironico dentro di sé, ovvero il mio omino che è stupito da me che mangio la pasta ragù. E poi manca litigio con mia mamma, non si può rappresentare, ragazzi. Litigio con mia mamma ve lo do io nel titolo, ma una cosa in più, non è che la miniatura deve essere il titolo. Deve essere il miglior modo per attrarre la gente e rappresentare il titolo, ovviamente. Ripeto, se ci metto qualcosa che non c'entra niente col titolo, quello inizia a essere il clickbait con la copertina. Una cosa che invece mi è sempre rimasta difficile, ma in generale penso sia una cosa difficile per chi non crea le copertine da solo, nel senso, intendo, quando ho detto creare da solo intendo chi le dipinge proprio. Per esempio Peo, colui che ha disegnato il libro dei Mates, che ha fatto una grafica per Step, il poster dei Mates, quello che hanno raggiunto il milione, che Vegas ha regalato ai vari Mates, ad esempio ha disegnato Peo, la grafica di Zanzo ha disegnato Peo, lui ad esempio disegna, quindi lui un'espressione la può disegnare, lui un qualcosa, ad esempio un concetto lo può spiegare con un disegno intero. Io in una miniatura è difficile spiegarvi un concetto, ad esempio libertà di parola o tutte menzogne, la copertina un'altra volta, sono io con le mani davanti alla bocca, no? Era forse il miglior modo per rappresentarla, ma non è altrimenti facile rappresentarla su Photoshop. Non posso aggiungere cosa ad un concetto morale. Ok, la copertina andrò a fare sarà quella del torneo Royale, la prima del torneo Royale. Quindi, tanto per iniziare, nel torneo Royale faccio 3-2 se non sbaglio, quindi ancora non è finita e deve finire, ancora devo registrare la seconda parte. Intanto andiamo a tutte le foto che io vi posso scontornare per, diciamo, oppure ho già scontornato come queste qua giù in fondo, per, diciamo, fare le miniature più velocemente. Siccome nel video perderò da un lava hound tirato e praticamente vince da solo, Devo far sì che si veda l'esperazione nei miei occhi. Ad esempio, penso che il video verrà chiamato Io odio questa carta, mettendo l'immagine di una leggendaria. Quindi dovrò fare tipo una mia faccia arrabbiata, tipo qui non ce l'ho già scontornata. Questa mi pare perfetta, ragazzi. Ok, vedete? L'unica cosa difficile in questa foto sarà da scontornare i capelli, a me non riesce proprio. Per esempio a Brazzo, che lo fa di lavoro, riesce, a me no. Non è che Brazzo scontorna i capelli di lavoro, Brazzo lavora con Photoshop però, quindi sa come fare. Intanto scontornare vuol dire, per me, selezionare, ovvero, c'è anche chi lo fa la gomma, però non so come cazzo faccio, è noioso. Selezionare un po' tutta l'immagine, se ce l'ho già più o meno un'immagine selezionata. Adesso zoomo nelle parti che sono state selezionate male e le aggiusto io. In questo caso tengo premuto Alt e vedete passa da più a meno. Ok, più, meno. Vuol dire che quando passerò col meno leverò un po' di zona selezionata e col più l'aggiungerò, ok? Bene, vedete? Adesso è abbastanza ottimale. Qua ad esempio non è facile, qui leverò un po' di... cercherò di levare un po' di levabile. Devo levare il giallo fondamentalmente, ragazzi. Poi c'è chi ha il grafico che gli fa tutte le miniature e non ha di questi problemi. Io ho di questi problemi. Più o meno selezionata. Facciamo seleziona e maschera. E abbiamo questa immagine che è anche un po' bruttina così. Ok, un po' di liscio, un po' a caso. Poi l'ho aggiustato un po' occhio. Facciamo un po' di sfuma. Ok, così un po' troppo. Facciamo così, ok. Vedrete che i bordi sono sfumati. Ma se facciamo contrasto, come vedete i bordi, pum, ritornano diretti. Quindi ora non possiamo mettere tanto contrasto. Dobbiamo mettere una cosa giusta tra contrasto e sfumatura, ok? Già così è accettabile. Vedete, abbiamo i capelli un po' sfumati. Forse qualcosina in più sui capelli. Va bene, è accettabile. Adesso quindi abbiamo l'immagine scontornata. Adesso non la salvo perché mi fa fatica a salvarla. Semplicemente la trascino. La trascino qua su e la metto su questa immagine. Leviamo un po' di... leviamo lo sfondo e dezoomiamo indietro. Rimpiccioliamo l'immagine e avremo questa. Ci sono io dentro la miniatura. Appena premerò ok si riadatterà alla grandezza. Quindi non, adesso è fatta male. Quando faccio così torna in HD come vedete. I capelli alla fine non sono ni troppo brutti. Ok, però l'immagine è troppo piccola. Va bene? Dovete immaginare comunque verrà vista da qui. E se io ho un'espressione, la vedo così lontana, non capisco che espressione ho. Quindi la miniatura può non essere decifrabile. La metterò più grande e qua.
quindi adesso dovrebbe vedersi. Realmente comunque in generale è difficile, però si vede. Vabbè, comunque si adatta giusto piano piano quando aggiungo gli elementi. Intanto diamogli una profondità a questa immagine, ok? Così è troppo poca. Facciamo, rimpicciamo questa e allarghiamo questo di un po', ok? Troppa. Così abbiamo l'immagine profonda, perché quando verrà messa con altri oggetti si dividerà dal resto dello sfondo. E poi aggiusteremo anche la sua ombreggiatura, che è parecchio marcata e pesante, come vedete. Siccome parliamo di torneo, ragazzi, torneo royale, metteremo l'icona del torneo, ovviamente, per far capire alla gente che si tratta di un torneo, nonostante ci sia scritto tipo torneo royale. O forse, se non c'è scritto, se magari non scrivo torneo royale, questo aiuterà a capirlo per forza, che se non lo capisci con questo non so cosa farci. E ne metterò magari a grandezze diverse per far sì che semino, o a distanze diverse per far sì che semino di profondità appunto diverse. Possiamo in questo caso specifico, ingrandirle un po', perché non ci saranno molti altri elementi in questa immagine. Come vedete, ragazzi, mettermi una dietro di me e una davanti a me fa sì che ci sia una prospettiva, ok? Ovvero che una in teoria sia più avanti dell'altra. Come vedete, ragazzi, la prospettiva è cambiata di entrambe. Non ve l'ho fatto vedere che stavo provando. Ovviamente basta premere il tasto CTRL. Quando state selezionando l'immagine, vedete che la freccetta diventerà diversa. Vedete, cambia freccetta. Bene, in pratica è come se ci fosse un angolo di spostamento, un perno. Ovviamente voi mettete un perno a tutti gli altri angoli e ruotate su quello lì e basta, ok? Come posso farvi un esempio? Prenderò questo, ok? Prendo questo, vi faccio questo esempio. Se io tengo tutti e tre gli angoli fermi, adesso non so come farò, va bene? Così. In questo caso prendete l'immagine quadrata di quello lì e la sposta su questo asse qua. In questo modo la sposta. Ovviamente mette due perni, boom, bloccati. E poi fai ruotare l'immagine in quei, nei perni opposti. Per farla molto breve. Molto breve e molto difficile. Quindi non è facile da fare. Però con un paio di prove e di mistichezza dovreste farcela. Difatti ho creato come se questo qua avanti fosse veramente avanti e quello dietro fosse veramente indietro. Ora un secondino, e questo mi fa un po' cagare. Quindi casomai. Casomai. Che figa. Aspetta. Ah, adesso sembra veramente indietro. Aspettate un secondo, devo ingrandirlo un attimino. Ok. Adesso sembra veramente, veramente indietro. Bene. Adesso, ovviamente, dobbiamo prendere una carta leggendaria. Quindi, in questo caso, una carta leggendaria si intende la leggendaria. Quindi, il dietro. Torniamo qua. Ok. Prendiamo la nostra leggendaria e la allarghiamo, ovviamente, un pochino. Quale sarà la leggendaria? Vediamo. Boh, chi lo sa. Come anche qui, stavolta facciamo un contrario. Quindi, un contrasto, anche qui, tra davanti e dietro. Dai, ragazzi, la profondità, ho fatto una specie di cagata. Però, alla fine, risulta strano all'occhio, quindi è figo. Ok. Vedete? Qui diamo anche una profondità alla carta adesso, ok, una cosa simile. Facciamo copia stile livello e lo mettiamo anche sull'altra, incolla, bene. E vedete, ragazzi, abbiamo tipo lui che, io che dico, ma che cazzo sta succedendo? Possiamo allargare il tutto perché ovviamente, ragazzi, è tutto più piccolo. Possiamo allargarlo ancora un po', facciamo Shift Alt e allarghiamo un po' tutto, va bene? Di modo che, come vedete, adesso sia abbastanza chiaro un po' tutti gli elementi. Quindi sappiamo che è un torneo, sappiamo che c'è di mezzo una leggendaria che mi fa sclerare, vedete? Se ho la faccia che sclera, ci deve essere un motivo, vuol dire che sclero nel torneo royale con una leggendaria. Ora, avete fatto sapere che se vi dico, l'avete detto voi, se vi dico la leggendaria in questione, a voi passa l'hype e non vi va. Ma avete detto, preferiamo, e tu non ci dici cos'è. Anche nel chest opening, voi non volete sapere cosa c'è. Voi volete vedere la cesta che si apre. Continuo a dire, l'importante è che la cesta sia dello youtuber che guardate, non di un altro. Fermi tutti, ragazzi, fermi. Stavo dimenticando una cosa importante, tra l'altro ho già sistemato il video allora. Siccome ogni colore è molto a sé stante, soprattutto nella mia immagine, e lì fa molto, vi faccio vedere la differenza. Adesso metterò un contrasto e una luminosità. Ok? Leverò la luminosità del contrasto e vi farò vedere la differenza che c'è. Questa, ragazzi, è la miniatura come era prima, va bene? La vediamo a questa grandezza, prima una grandezza media, quella si vede in home. Se metto tonalità e saturazione diventa così l'immagine, ok? Quindi è semplicemente un po' più colorata, un po' più accesa, la mia maglietta diventa più rossa, il viola diventa un viola un po' più rossastro, il giallo diventa un po' più un arancione, il verde è molto più acceso. E il verde, ragazzi, è uno dei colori fondamentali. Quindi insieme al rosso e insieme al blu, di conseguenza accendere quei tre colori accende molto l'immagine. Ma se metto, ragazzi, luminosità e contrasto, l'immagine cambia del tutto. Bam! L'immagine, voi direte, sembra più un cartone animato. Ok, adesso è un po' esagerato col contrasto, però mi stavo divertendo. Ovviamente posso mettere un contrasto un po' più leggero, ragazzi. La luminosità
un po' più. Non mi sa, va bene così. Ok, ovviamente col contrasto, ragazzi, cambia. Guardate come cambia l'immagine del contrasto. Ovviamente potete giostrarvi molto. Se metto 100 fa cagare, perché le zone d'ombra sono troppo in ombra e lo scuro è troppo scuro, fa tutto cagare. Però se metto tipo un 48%, ad esempio, di contrasto, l'immagine cambia drasticamente solo in meglio. Cioè, se notate quanto cambia. E così attira molto di più l'occhio, ma perché è normale. Quindi risalviamola col nome. Possiamo anche sovrascrivere l'altra. Basta cliccarci per fare salvo. Lo devi dire. Vuoi sovrascriverlo? Sì. Ok. Niente, niente. Questo video era un video per come io faccio le miniature. Mi sono dilungato. Ho registrato ben 48 minuti per due miniature. Ed è più o meno il tempo che ci sto realmente a fare le miniature. Quindi, Onini, vi lascerò un bel pollice in su. Sperando vi siano piaciute. Se avete qualche consiglio, qualche idea, qualcosa, se vi è stato utile, commentate. Iscrivetevi al canale, passate anche dai miei social che sono qua sotto in descrizione. Noi ci vediamo anche al prossimo video. Per questo video è tutto, ciao Nini!